Emergenza incendi in estate e la prima nell'agro sarnese Nocerino si è dovuta fronteggiare a Sarno. Ci sono ancora i segni dell'ultimo incendio lungo le pendici del Monte Saretto che sovrasta il centro storico della città, l'ennesimo terribile rogo probabilmente doloso che ha distrutto diversi ettari di vegetazione. È accaduto pochi giorni fa e l'intervento della macchina di emergenza e soccorso con diverse forze in campo ha evitato il peggio, che le fiamme si propagassero verso le abitazioni. Un'azione di intervento che ha visto impiegati centinaia di uomini e donne per circoscrivere le fiamme, mettere in sicurezza i luoghi e monitorare. In campo anche i volontari della Protezione Civile Sarrastri, tra i primi ad arrivare sul posto, e nella sede operativa che abbiamo fatto il punto della situazione sulle emergenze territoriali legate proprio agli incendi. Sì, e noi tra parentesi eravamo su un altro incendio che era sulla vasca dove vanno a correre, e da là ci hanno poi trasferito su Saletto, dove c'era un principio di incendio. Siamo arrivati là, abbiamo allertato subito le sale operative di quella provinciale e quella nazionale di regionale della regione, e abbiamo attivato subito i vigili del fuoco e altri volontari per far sì. Purtroppo, essendo in alta montagna, essendo un posto un po' disagiato dove non si arrivava con i mezzi, il vento ci è stato sfavorevole ed è successo quello che poi avete visto tutti. È divampato, insomma, ha preso più punti di fuoco, però si è riuscito, insomma, con un intervento tempestivo ad evitare il peggio anche in questo caso. Sì, abbiamo evitato il peggio, abbiamo evitato che non si addossava alle abitazioni e che se ne andava verso l'alto, e poi purtroppo, come già sapete, abbiamo dovuto allertare tramite il regionale i mezzi aerei. Poi c'è stato il monitoraggio tutta la notte, che poi è un'operazione che voi fate costantemente sul territorio quando ci sono delle emergenze. Com'è il monitoraggio di notte per quanto riguarda gli incendi? Il monitoraggio consiste nel andare vicino ai punti più vicini ai fuochi che sono rimasti accesi, per far sì che non divampi ulteriormente e che non si avvicini naturalmente alle abitazioni o alle persone, ecco. Sarno è una zona sicuramente sensibile, l'abbiamo visto negli anni passati, lo abbiamo visto anche quest'anno, insomma, dove si è verificato il primissimo incendio, la primissima emergenza. Quanto c'è da fare ancora per la prevenzione, soprattutto quando si tratta di un fatto doloso? Noi ci proviamo tutti i giorni monitorando tutta la catena montuosa da est a ovest, facendoci notare, vedere, per far sì che qualcuno ci pensi un po' su.